Che bello, domani rivedrò finalmente tutte le mie amiche, Laura, Francesca, Gabriella, Tania, anche se mi sta un po' antipatica. Vediamo un po' cosa devo mettere nello zaino. Allora, nell'astuccio serve la penna blu, quella rossa, poi quella verde, e poi anche quella nera. No, no, quella nera, la mistra, non ce la fa usare. Preferisce le matite, quindi c'è anche la matita, quindi porto quella e poi porto anche la gomma. Porto anche la gomma, sì. Oddio, però io non so usare la penna. Il primo giorno alla fine non è nulla di importante. Andiamo in cortile, salutiamo i prof nuovi, salutiamo quelli di primo e basta. La borsa non ha senso portarla perché tanto per sopravvivere al primo giorno di scuola basta una penna e un quaderno. E il diario non lo porto nemmeno perché tanto non ci vorranno mica dare i compiti, almeno spero. E mi porto la borsa perché usare lo zaino per due cose non ha senso. No. Oddio, domani. Domani rivedo quelle faccia da... Cuore d'amore, occhiali da sole, bocca quadrata, naso a patata, ma tu da me che cosa vuoi? Non è che hai 10 centesimi da pestarmi perché non arrivo per prendere le schiacciatine? No, ma mi state prendendo in giro? No, perché io non ho avuto il tempo di fare nulla. È suonata ed è appena risuonata, cioè come faccio ad andare in bagno? Come faccio a vedere un secondo il telefono? Come faccio a mangiare? Eh? Tutto questo nell'arco di 2 secondi? Come faccio io? Come posso fare? Dicono che l'intervallo è importante perché serve per sfogarsi. L'intervallo cosa se non ho tempo neanche per fare nulla? Non lo fate per niente, no? Uffi, oggi la maestra ci ha dato tanti compiti, poi ci ha dato anche quelli in più. Perché? Perché Marco ogni volta che va la maestra va in bagno e deve fare casino. Però non è giusto che tutta la classe poi ci rimette. Uffi, non ha fatto niente. Che figata, oggi devo. Fai il disegno latino, poi ti segno grammi e devo stare. Bene, ho il pomeriggio libero. Che mal di testa, domani devo andare per forza a scuola, perché è il mio turno di storia. Poi se non vado tocca a Marco. E Marco un po' mi dirà perché non ha potuto studiare, ha avuto tutta la settimana calcio. Domani, oddio, domani. È domani che devo fare la presentazione. No, no, non può essere, non può essere. Ma che me ne frega a me? La prof aveva detto che se qualcuno era assente, tirava a caso, per cui in teoria tutti dovrebbero aver studiato. Quindi domani non vado. Mamma! Domani non vado, ho la febbre! Tesoro, sbaglio o hai gli occhietti lucidi? Andiamo a chiamare la mamma. Ma come? Lavoro fino alle 3. Guarda, adesso appoggia la testa sopra il banco e riposati, tranquilla. Poi le cose le recuperi, tranquilla. Oppure vuoi una camomilla? Andiamo a fare sotto. Oppure se non ti vuoi stendere sul divanetto. Però comunque, tesoro, la mattina quando ti senti male, non venire per niente a scuola. Non ti preoccupare, poi le cose le recuperi. Nel pomeriggio chiami Marco e dici che cosa non abbiamo fatto e lui te lo dice, capito? Anche io sono la mamma, le capisco queste cose, stai tranquilla. Tesoro, stai male? Non è possibile, questo mese sei stata a casa 3 volte e guarda caso proprio durante la mia lezione. Ora ti chiamo fuori, andiamo fuori, interrogata, vediamo che ti passa proprio.